Martedì 30 maggio, il progetto Trame Capitale, intervista con le storie, entra nel liceo Democrito e gli studenti di un quartiere a due passi da Ostia diventano giornalisti per un giorno. Terzo I, tutti di qua. Piacere mio, piacere. Argomento dell'intervista, il libro Mafia, vita di un uomo del mondo, con cui l'ex magistrato Alfredo Galasso racconta la biografia di Angelo Silino, uno dei pentiti più famosi, considerato da Cosa Nostra il loro ministro dei lavori pubblici, per l'incarico a lui affidato della gestione degli appalti. Fin tanto che c'era lui, gli andava dall'imprenditore e gli diceva: guarda, tu questa volta qui a questa gara d'appalto non devi partecipare. Il professor Alfredo Galasso non è stato soltanto magistrato. Assieme al giornalista Carmelo Sardo, a fare da moderatore, Galasso spiega gli episodi più importanti della mafia siciliana. Ci hanno imputati coloro che erano accusati di essere responsabili dell'uccisione di Piersanti Mattarella, dell'uccisione di Pio La Torre e del suo compagno e dell'uccisione di Michele Reina. E si scopre quante sono le analogie con quanto avviene nel litorale romano o nel centro di Roma. I meccanismi di corruzione degli appalti vengono utilizzati anche da Mafia Capitale? Io sono costituito parte civile del processo Mafia Capitale e vedo esattamente queste cose che 20 anni fa racconto Angelo Silino. Non ho mai avuto paura di raccontare queste cose. Perché Sino si è fatto coinvolgere dalla mafia? Come si raccolgono le prove nel processo mafioso? 3-4 domande e altrettante risposte. È stato compiuto da parte di chi era associato. E il giro riparte. Galasso entra nei dettagli e affascina i ragazzi. Il tempo vola, ma si guarda già al prossimo anno scolastico per riprendere il discorso.